Ok, siamo in live e facciamo i Eccoci qua. test. Eccoci. Vogliamo iniziare a vederci andando sulla pagina. Io vedo già che siamo in live e quindi iniziamo Ok, adesso vediamo. salutando Eccoci. tutti quanti. Ok. Eccoci. Guarda. Allora, salutiamo tutti. Allora, buonasera a tutti. Noi siamo redazione di rivista Waste. Eccoli, c'è già Valentina pronta. Ciao Valentina, buonasera. Siamo qui con buon Edoardo alla regia e oggi Ciao. ospitiamo Sasha Naspini. Grazie di essere Ciao, qui con ciao a noi. tutti. Ciao Sasha. Allora, Sasha Naspini ha scritto vari libri, ultimamente sta pubblicando sempre con EO. Ha scritto Le case del malcontento, Ossigeno, I cariolanti, che in realtà è una riedizione di un suo vecchio libro. E poi, durante la quarantena, è uscito, diciamo, dall'estro creativo, è uscito fuori Nives, che è stato pubblicato a settembre, a fine dell'estate, quando insomma, speravamo di esserci lasciati alle spalle tante brutte cose, ma invece no. Però abbiamo vinto l'ultimo libro di Sasha, che è molto, molto, molto interessante. E la storia inizia secca e dura, come si dice dalle nostre parti in Toscana. C'è una coppia, ci sono una coppia di anziani, molto innamorati, molto affiatati, sono Nives e Anteo. Una sera il buon Anteo esce per dare da mangiare al ciclamino, che è il maiale di famiglia, se non che al buon Anteo prende un colpo, un coccolone, finisce faccia nel trogolo e Ciclamino inizia a mangiarsi la faccia di Anteo. Nives lo trova così e inizia per lei un periodo di lutto, in qualche maniera. Non riesce più a dormire la notte, ha dei strani sogni. Se non che cosa riesce a fare? Cosa trova un altro animale, che non sia un animale umano e che non sia neanche ciclamino, che in qualche maniera riesce a farla riposare. Sasha, chi è questo animale? Come si chiama e perché proprio questo animale? Allora, si è detto bene, c'è Nives che a un certo punto, proprio nelle prime 3 pagine, nell'inizio, nell'overture, insomma, di questa storia, resta vedova Anteo, appunto, finisce con la faccia nel trogolo, eccetera. Passati i giorni del primo shock, insomma, le cerimonie, la figlia che arriva dalla Francia e tutto il resto, insomma, alla fine resta sola in questa tenuta. E fa i conti con questa solitudine in cui lei si sente di vivere già come una sorta di fantasma, insomma, non è vista da anima viva e così via. Principalmente si accorge, con sua enorme sorpresa, di non riuscire a lasciarsi andare, non riesce a piangere, mai, no? E poi cominciano i disturbi notturni, le insonnie. Dopo una settimana, insomma, le sembra di camminare in mezzo alle nuvole. E si ricorda di uno stratagemma che usava sua madre quando, al tempo in cui aspettava il padre, ovvero il padre di Nives, insomma il marito, che era in guerra, per farsi compagnia utilizzava un grillo, no? Che teneva in una scatolina, ci parlava, gli raccontava delle storie, eccetera. A Nives viene invece in mente un altro animale, che è Giacomina, è la sua gallina preferita Interessante. Perché non è bella, è un po' disastrata, no? È mezza zoppa, c'ha una zampina è stata masticata da un cane. È l'ultima, insomma, a prendere il becchino, perché, insomma, quando arrivano al nuvolone queste galline, eccetera, comincia a trattarla come un animale domestico, no? Quindi la prende in casa e così via. A un certo punto si accorge, con sua grande sorpresa, che viene investita da un'inaspettata serenità, diciamo, e comincia a farsi delle domande, cominciano i primi interrogativi, tra cui, insomma, cosa è successo, cosa sta succedendo, ho sostituito un marito con un pollo, insomma. Una sera trattante,
mentre lei si gode questa compagnia in casa, eccetera, Giacomina ha un disturbo, nel senso, guardando la pubblicità di un detersivo, vede questa pubblicità con l'oblò della lavatrice che va tutto spiano e resta impallata lì così. A volte le galline succedono, di restare ipnotizzate, diciamo, imbambolate. Nives tenta in tutti i modi di risvegliare, di scuotere questo animaletto, non ci riesce, alla fine insomma le prende il panico, ha paura di ritornare nel limbo, nella sospensione dei giorni precedenti, e chiama il veterinario. Il veterinario, diciamo, di famiglia, per così dire, il Loriano Bottai, che è l'uomo che si prende cura delle bestie, della tenuta da anni, da sempre. E di lì comincia il romanzo. Con l'occasione, la scusa, il pretesto di una telefonata di un'emergenza, insomma, tra virgolette, anche di una situazione tragicomica come quella di Nives, insieme a una gallina impalata in salotto, comincia questa telefonata che, come viene riportata in quarta di copertina, è una telefonata che è lunga come tutta la vita. All'inizio si parlerà di questa gallina e tutto il resto, poi presto, ben presto, i temi e le parole porteranno, devieranno verso altri versanti, si farà un tuffo nel passato sia di Nives che di Loriano Bottai. Ok, domanda subito, come ti è venuto in mente, cioè due cose, di collegare la gallina alla telefonata? Cioè tu quando hai scritto questa roba ti hai detto ok, io ho una gallina e una telefonata, com'è che hai collegato le due cose? Perché come Allora, innesco narrativo è molto, cioè, molto interessante, cioè, perché è una coppiata molto stramba. sì, Giacomina in realtà è un totem, no? È una sorta di è un simbolo. L'innesco vero accade quando Giacomina resta impallata sulla poltrona del vecchio Antè, ormai non c'è più, lei ha preso il posto del marito per tutti gli effetti. E in quel momento là diventa in qualche modo, ora spiegandolo così magari diventa più fredda la questione, però diventa come se fosse un po' il precipitato silenzioso dell'intera vita di Nives, no? Nives, vedendo questo animaletto in difficoltà, piantato contro la televisione, è un po' come se vedesse se stessa tutta la sua vita. In realtà, effettivamente, a essere impallata in salotto, diciamo così, tra virgolette, è proprio Nives stessa. E la telefonata col Bottai diventa l'occasione, diciamo, si sposa con questa dimensione interiore, con questo impasse, perché c'è la possibilità, trova la possibilità o cerca la possibilità di darsi e dare eventualmente delle risposte. A me piaceva l'idea, cosa che fino a che si poteva fare, ho ripetuto nelle presentazioni, mi piaceva l'idea di mettere due persone di quell'età là, perché sono entrambi in vista dei 70 anni, no? Nel senso che se c'era da scrivere una storia, il grosso di questa storia è stata scritta. Quindi, come mi viene spesso da dire, non si tratta di due ventenni che prendono una spallata eventualmente, no? E sono agili, hanno tutta la vita davanti, si rialzano, scelgono un'altra traiettoria. A 30 anni puoi fare lo stesso, grosso modo. A 40 anni diventa già più difficile perché dei paletti l'hai messi, l'hai cercato di metterli, no? A 50 anni diventa grosso modo una tragedia, ovvero riprendere e riformulare la propria esistenza alla luce di fatti, eventi, suggestioni, notizie, eccetera. In vista dei 70 diventa veramente massacrante. Quindi provare a mettere soprattutto uno dei due personaggi in quella posizione là, non di, come viene citato in Bandella, non di scoprire qualcosa di sé, ma di rendersi conto di aver vissuto gran parte della propria esistenza un po' all'oscuro di se stesso, no? E poi ci sono tutta un'altra serie di temi che comunque sono centrali, sono cari a Nives come personaggio. Nives è una signora danneggiata, è una donna che ha vissuto gli ultimi 50 anni in una sorta di abbandono perpetuo. Nel frattempo viveva una vita che non ha mai visto, mai vissuto per davvero, no? E si ritrova dopo la morte del marito nell'esigenza di volersi
percepire e catturare qui e ora sul pianeta Terra, cioè il suo passaggio, è possibile che resti inascoltato, non visto, nonostante abbia lasciato delle tracce importanti, una figlia, per esempio. Però ci sono tutta una serie di doppi fondi anche in quella direzione. Eh sì. Mi ha colpito anche, per esempio, dopo una vita in apnea, diciamo, la cattiveria in certi commenti, nella ricerca di andare a ripescare determinate questioni del passato, che Nives tira fuori tutto a un tratto. E Loriano non se l'aspetta, perché comunque i due si conoscono da tanto, tanto, tanto tempo. Oltretutto Loriano è un po' avvinazzato, quindi inizialmente un po' stordito, poi piano piano si sveglia durante la telefonata, perché Nives lo incalza. E come dicevi, mi è sembrato quasi che ci fosse un tentativo di rivalsa e di dirle tutte: adesso è morto mio marito, sono vicino ai 70 anni, ho la gallina impallata nel salotto, io adesso le dico tutte, non ce n'è più per nessuno. E 40 anni, 50 anni di vita che è rimasta sepolta vengono fuori così, esplodendo e deflagrando anche sicurezze e legami familiari in qualche maniera. E io nei tuoi libri, specialmente quelli legati alla terra, le case del malcontento, i cariolanti, ci sono sempre queste fortissime dinamiche familiari, ma anche dinamiche sociali di questi paesini. Sono dinamiche molto strette, perché sono agglomerati urbani molto, molto, molto piccoli. Com'è che cioè, cos'è che ti affascina di tutto questo mondo che nutre così tanto poi le tue idee, la tua scrittura, i tuoi argomenti? Sì, si diceva prima anche, no? Quando eravamo Sì. offline, c'è una specie di... ci sono due canali, stanno prendendo forma negli ultimi anni, si stanno consolidando involontariamente, perché poi addirittura ci sono lettori che parlano di saga maremmana, no? In realtà non è una saga, oppure può assomigliare a una saga, no? Puntate, diciamo, o storie ambientate in quel luogo. E così via. Quindi un filone un po' più appunto di carattere territoriale, dove la geografia esteriore, esterna, delimita, definisce anzi, definisce, ma anche delimita, la geografia interiore dei personaggi. E poi c'è un altro filone più di caratura contemporanea, un'altra velocità, con altre occasioni, come dicevamo prima, eccetera. E lì mi ci viene, penso a Ossigeno, penso ad altri romanzi, con altri gesti, ecco. Cosa mi affascina? È che in qualche modo mi riguarda molto da vicino. Poi mi affascina molto in realtà l'opportunità di provare a raccontare il grande visto dal piccolo, da quello oculare là, no? Indipendentemente poi dall'ambientazione, perché ora dico un'eresia, no? Le case del malcontento è un corale, un romanzo che contiene tante storie dentro, che Sì. sono, diciamo, coordinate e guidate da una colonna vertebrale di un personaggio in particolare, e poi alla fine farà in modo di congiungere tutte queste vicende verso un finale con doppio arpiato e tutto il resto. Però le stesse dinamiche emotive, i tiranti emotivi che colgono questi personaggi, possono eventualmente essere trasferiti in un quartiere di Roma, no? Addirittura a Manhattan. Ovviamente te dovresti prendere queste voci, queste vocalità, le suggestioni di questi personaggi, spogliarli della loro terra e mettere in scena altrove questa roba. Mi piace, in alcuni casi, vestirli, di quella vocalità fuori e dentro. Perché il punto di vista sul mondo, si carica si carica di quella visceralità, di quel sangue, no? Di quel calore anche. Le pagine, di Nives probabilmente sono molto più calde, molto più, sì, calde, suonano in un modo completamente diverso dalle pagine, per esempio, dicevo, Ossigeno, che è un romanzo con un'altra voce, altre tematiche, diciamo, completamente un altro orizzonte, una mappa interiore dei personaggi completamente diversa. E poi mi riguarda da vicino, io sono nato, no? In Maremma, sono nato addirittura non in Maremma, ma in quel paesino lì,
delle case del malcontento, che nella realtà si chiama Rocca Tederichi, cioè almeno ci ho vissuto i primi 5 anni, però è un paese che è un po' un simbolo, è lì che ci sono tutti i miei retaggi più antichi, diciamo, sia per le storie familiari, sia per la mia definizione, la mia costruzione, no? Quindi è un ambiente, un contenitore, è un luogo, mondo, è un luogo di ispirazione continuo. Di tanto in tanto vengo richiamato, ecco, un po' in quella direzione, perché poi utilizzando quel tipo di voce, di vocalità, mi accorgo spesso che riesco, almeno per me, almeno io ho questa impressione, però non lo so se ci riesco per davvero, lo devono definire chi legge le storie. Ho l'impressione di riuscire a raccontare robe complicate, se non addirittura complesse, in modo facile, utilizzando veramente lo strumento della storia, dei personaggi che si muovono in quel mondo e così via. Quindi, boh, è la mia Holt, lo dicevo in un'intervista qualche giorno fa, è la mia Knohemstiff, è quel luogo che mi riguarda da vicino, proprio dove c'è scavato il solco del sangue, no? Sono delle epifanie di vario tipo tutte le volte che ci torno, tutte le volte, però è un luogo presente perché, per una serie di ragioni, ma insomma, fondamentalmente è la culla da cui ho cominciato questo cammino, nel senso di andare in giro per il mondo e che di tanto in tanto torno a bussare. Ho capito. Tu prima hai parlato delle case del malcontento e di questo coro di voci che in realtà ruotano tutte intorno a una presenza. Parlando anche, per esempio, della costruzione dei libri, io mi ricordo che, se non sbaglio, in realtà le case sono nate, in un'altra maniera, nel senso che prima, la prima versione era tutta diciamo così, dal punto di vista di questa persona che accentra poi le attenzioni di tutto il paese. A un certo punto, però, è successo qualcosa e hai detto: no, questo punto di vista non funziona. Allora, io ti chiedo, sempre magari poi per andare anche a parlare un po' dei processi editoriali, del lavoro con un editor. Noi la settimana scorsa abbiamo ospitato Michele Vaccari, che è un editor e uno scrittore, abbiamo parlato di editoria, di costruzione, di come funziona anche nel mondo editoriale. Tu come sei arrivato a questa versione delle Case del Malcontento? Ed è anche il primo, se non sbaglio, il primo romanzo che poi hai proposto EO. Quindi, che ti ha fatto entrare nella grande famiglia di EO. Come è avvenuto questo doppio, diciamo così, questo Allora, doppio faccio cambiamento? un passo indietro, perché prima della storia, e quindi entrare poi nella struttura della storia, cioè cercare gli strumenti giusti per provare a renderla al meglio e così via, quello che mi interessa fondamentalmente, che mi fa poi partire sulla pagina, è cercare di mettere a fuoco, nel limite del possibile, il gesto che cerco in quel determinato romanzo, cioè che tipo di, a cosa voglio dare un nome. Scrivendo quella storia, quale corda grigia, magari che non capita così spesso di suonare dell'animo umano, voglio toccare, provare a toccare, bla bla bla. Cioè, quando dico gesto, perché magari mi viene in mente sempre il taglio di Fontana, ma non è che sto facendo un paragone tra quelle cose, però che tipo di diagonale cerco, no? Che tipo di taglio cerco, che timbro voglio lasciare in chi legge queste storie. O quella determinata storia, e così via. Quello lì per me è il punto di partenza, o quasi sempre il punto di partenza. A volte ci sono proprio folgorazioni, vedo una storia, la storia che ho consegnato ora di recente, proprio è stata una piccola folgorazione su proprio una tematica, magari se ne parla più tardi. Nelle Sì, case del sì. malcontento, però, c'è stato un processo particolare perché ho intuito una certa storia, volevo scrivere una determinata storia, ovvero proprio quella che ho scritto. Ma l'ho scritta partendo da un espediente diverso. Le case del malcontento, fondamentalmente, asciugando all'osso, parla di questo ragazzo, Samuele Radi, che torna nel paese, le case, la fattispecie Rocca Tederichi, dopo diversi anni che se n'è andato. Torna con un suo bel sacchettino di letame, insomma, ha combinato della roba nel mondo. Tant'è che di punto in bianco gli abitanti di questo piccolo borgo dell'entroterra maremmano vedono riaprire la casa della nonna di Samuele. Lui si stabilisce lì, come se fosse in fuga, come se si volesse nascondere da qualcosa, eccetera. E tutti cominciano a guardarlo, strano, dispettivi, meravigliati e così via.
Il punto vero del romanzo è che il ritorno di Samuele Radi in qualche modo va a impattare con la routine, con la noia, con la monotonia, con le giornate sempre uguali di un borgo di quel tipo là. Ovvero è come se il suo ritorno rimettesse in moto tutta una serie di partite rimaste non in stallo ma ferme, no? A una determinata mossa. E ogni personaggio, con il suo ritorno, con il ritorno di questo Samuele Radi, di questo 35enne, tutte queste storie si riattivano, no? Come se si riattivassero tante scacchiere rimaste in sospeso. Nella primissima versione, pensando a questa storia, avevo pensato all'espediente del diario. Era semplicemente il diario di Samuele Radi che registrava il suo ritorno, raccontava di aver incontrato quel personaggio, l'altro personaggio, che tipo di storia ha quello, che tipo di storia ha quell'altro, l'evento della mattina, l'evento del pomeriggio, riaprire la cantina, tirare fuori la bici della nonna, e bla bla bla, tutta una serie di situazioni che poi piano piano diventavano un'altra cosa, cioè portavano a un determinato epilogo. Però l'ho fatto tutto, era un romanzo piuttosto veloce, agile, non dico come Nives, però poco di più, insomma, probabilmente non arrivava alle 200 cartelle. Mi piaceva anche il taglio, la voce, mi sembrava, però era proprio quella cosa lì che dicevo all'inizio, mi sembrava di aver sfiorato il gesto vero, no? Il cuore, visto, c'è tutto e poi mancherà tanta roba, insomma, non no, ho fatto un gol un po' a culo, cioè non era veramente un tiro a collo pieno, insomma, messo al set con precisione, con esperienza, quello che vuoi. E quindi lo lasciai lì per qualche tempo, un qualche mese, finché a un certo punto, pensandoci, e poi è qui che è venuto il buono alla prima nella ristesura, perché non è stata una ristesura, è stata una scrittura completamente a capo, è come se quella versione lì del diario fosse una sorta di canovaccio che poi è stato del tutto tradito. E ho deciso di rovesciare, no? Il punto di vista, ovvero far raccontare, e qui prendo la strada del corale, tutte queste storie di questi personaggi. Ogni personaggio arrivava in questo diario, erano sempre sfiorati, visti e spiati, erano come piccole folate di vento, insomma, che arrivavano, ma non entravo mai in quelle case, per davvero. E lì ho rovesciato questo libro, ovvero ho ricominciato a scriverlo completamente da capo, con un'altra griglia, un'altra vocalità, un'altra. È come se avessi messo il personaggio principale in fondo, nelle ultime sedute della platea, e portare avanti tutti i personaggi di questo paesino, di questo borgo. I personaggi frontali sono circa 35-34, poi ci sono i secondari di terza posizione e tutto il resto. L'ultimo a parlare, il penultimo a parlare, diciamo, è proprio Samuele Rai, che poi farà, diciamo, metterà il fiocchetto A tutta la a questa grande storia, sì. tutta la baracca. E mi piaceva l'idea in quel caso di scrivere. Mi sono subito infuocato quando ho visto la struttura o la situazione dell'espediente, perché era come se dessi in faccia al lettore questi personaggi che arrivavano lì, ti davano un po' le chiavi dei loro appartamenti, ti facevano entrare nelle loro stanze, anche quelle più segrete, quelle più disastrate o quelle più terrificanti, ma anche quelle più luminose, e così via, con storie che piano piano prendevano un andamento un po' vorticoso, no? Che si intrecciavano e così via, per poi portare appunto all'esito del romanzo. E questo è stato, non è stata una riscrittura, è stata proprio una scrittura da zero, e questa è stata la storia delle case del malcontento. Insomma, è l'unica volta che mi è capitata una cosa del genere. Infatti è interessante. E mi dicevi tu, cioè hai fatto la riscrittura prima di proporlo poi alla casa editrice? Certo, io ho scritto, poi ero in un momento in cui la mia gente dell'epoca, che non c'è più, cioè non è che c'è più, è tra noi, vive tra noi, lotta, ma non è che ci guarda da lassù, insomma, non ho più quella gente lì. Mi fece una domanda precisa.
guardando il mio percorso, c'erano circa 7-8 case editrici con cui ho pubblicato. C'era Elliot, c'era Guanda, c'era Rizzoli, c'era il gruppo Perdisa, che ora non c'è più perché è stato chiuso. E mi fece la domanda del tipo, ma ti piacerebbe, cioè non ti sembra il momento di arrivare a una casa editrice? Cioè, Una casa. dimmi, una casa editrice, due case editrici ti piacciono, no? Darti una stabilità, una continuità, no? Dove c'è un editore che segue il tuo percorso, non segue il tuo libro. E io, infatti, tra i due nomi che ho fatto, un era io, per l'appunto. È esattamente l'editore che cercavo. L'ho buttata lì come un'ipotesi, sarebbe stupendo. Non mi interessa, cioè, mi interessa veramente il tipo di lavoro. Lo dico non per piaggeria o per cose, proprio mi interessa. Me ne parlo come quei tempi là. Mi interessava, mi interessa tuttora il tipo di approccio che hanno l'editoria, il tipo di battaglia che intraprendono, il tipo di pensiero mai alimentare, mai scontato, anzi pronto a mettere anche eventualmente sulle lance per fare delle guerre. Mi viene a pensare a Amazon, per esempio. Infatti, questo ci volevo arrivare. Cosa è successo? Spieghiamolo, magari non tutti lo sanno. Cosa è successo fra Amazon e O? Perché questo è interessante. Beh, un po' di tempo fa. A un certo punto, e ora non, poi non voglio toccare magari eventualmente numeri e cose, però a un certo punto io si è sottratta all'ennesima richiesta di abbassare i prezzi di Amazon, e da un giorno all'altro si sono ritrovati con dei tir da dover organizzare perché Amazon non ha sentito sega, ha rimandato tutto indietro. Insomma, quindi sono dei tir di libri da stoccare e tutto il resto, no? Questo ha creato sicuramente degli sguidi, ma insomma, magari non sono io quello che deve parlare di fatti interni di O, però a un certo punto ha detto: bene, i nostri libri su Amazon non ce li mettiamo. Questa roba qua che distrugge, o è complice, diciamo, può essere una concausa, che distrugge le librerie indipendenti, il lavoro in quella direzione, ci sottraiamo a questo schema, a questo gioco. E effettivamente è così, insomma. Tengono Questo è in un gesto piedi coraggioso. molto coraggioso, perché Amazon Infatti, insomma. è quello che sappiamo tutti. Sì, Tengono in infatti. piedi tre case editrici, una italiana, una inglese, una americana che distribuisce in Canada, in Australia, in tutto il mondo, in qualche modo, senza utilizzare o scendere a patti con le dinamiche o gli schiacciamenti che offre Amazon, insomma. E anche questo, per esempio, Interessante. insomma, un po', uno poi lo può condividere o non condividere, opinioni a tutta randa, quello che vogliamo, però cioè fanno usare, no? Un po' quello che è il carisma di questi due editori, anzi tre editori. E fa parte di un grande pacchetto che, come dicevi te prima, è una grande famiglia in realtà. Sono coesi, c'è cioè tutta un taglio preciso che all'inizio dei giochi, insomma, quando nel 2016 consegnai la prima bozza, prima stesura delle case del malcontento, seconda versione, diciamo, spiavo e alla quale in qualche modo partecipavo in saputa, con i miei mezzi, ecco. Ok, ti volevo chiedere, poco prima della pandemia di questo inverno, allora nel frattempo Patrizia ammette di aver detto, ho comprato un ebook su Amazon in formato Kindle e ogni volta che compro su Amazon mi sento in colpa. Va bene, allora Patrizia secondo me è perdonata, qua, Ma certo. non lo so, non lo so. Sicuramente perdonata, no, però era un po' per far capire anche alle persone che ci seguono come sono un po' le dinamiche editoriali, che uno dice scrivo un libro, lo pubblico, non funziona proprio così. Dietro c'è una distribuzione, ne abbiamo parlato la settimana scorsa, ci sono degli editori che comunque si assumono il rischio di impresa di pubblicare. La distribuzione è un tasto dolente dell'editoria italiana, perché comunque ha delle logiche un po' monopolistiche, alla fine senza poi essere effettivamente un monopolio dichiarato. Quindi è tutta una situazione
particolari. Però ti volevo chiedere, prima dello scoppio della pandemia, c'è stata una riedizione di un tuo libro cioè, di cui ho sentito parlare tantissimo prima di poterlo leggere, perché era fuori stampa da una vita, e tutti che mi dicevano i cariolanti, i cariolanti, i cariolanti. Purtroppo, cosa è successo? Questo libro maledetto, secondo me, perché riedizione dei Cariolanti con E.O., e poi ti chiedo anche se ci hai rimesso mano con Claudio Ciccarelli, insomma, con l'editor di E.O., 2 settimane scoppia l'Apocalisse, più o meno. Per i Cariolanti, così, per curiosità, da dove arrivano i Cariolanti? Cioè, la storia di... Allora, è vero quello che dici, nel senso che i Cariolanti è uscito circa 10 anni fa, 11, 2009, con Elliot, e poi negli ultimi 5 anni, insomma, era esaurito, era difficile trovarne le ultime copie, eccetera. Allora non li stampavano, insomma, ho aspettato che rientrassero i diritti. Con EO, per esempio, apro questa parentesi, c'è un bel progetto di riproporre, no? Di alternare eventualmente, quando possibile, un nuovo con un titolo della backlist. I Cariolanti appunto rientrano in questo progetto. È uscito tra Ossigeno, è uscito a settembre dell'anno scorso, febbraio è uscito i Cariolanti, settembre di quest'anno è uscito Nives. Vediamo, insomma, perché poi c'è il discorso Covid e tutto il resto, come si sviluppa. E fu una storia che mi arrivò addosso in maniera abbastanza epocale. Cariolanti l'ho scritto in 4-5 giorni, una cosa del genere. È vero che non è alto, non è un romanzo di larghissimo respiro, però insomma, fui sorpreso da questo tipo di idea, insomma, vidi questo personaggio, questa ambientazione, quelle occasioni là, il gesto, quello che dicevo prima, insomma, in qualche modo. I Cariolanti di adesso, quello che è uscito con EO e che si è preso tra moccio e bava, tra vata del lockdown, appunto, ho fatto in tempo a fare un paio di presentazioni, forse tre al massimo, e poi niente. Quindi, però è già stato, diciamo, in qualche modo una cosa diversa rispetto eventualmente a un nuovo, no? Sarebbe stato molto più difficoltoso aver, tra virgolette, perso l'occasione di fare promozione e portare in giro, insomma, perché proprio a quell'epoca, marzo a maggio, insomma, o giù di lì, le librerie erano proprio chiuse, no? Quindi, insomma, fosse stato un nuovo, essendo una riedizione, probabilmente ha sofferto meno, insomma, torna, vedo che comunque continua a vivere, a esistere, viene rilanciato, viene... Nell'edizione di oggi non c'è in qualche modo nessun grande cambiamento, nessun cambiamento, anzi. Con Claudio Ciccarelli, l'editor di EO, abbiamo fatto solamente una riflessione su alcuni punti, perché i Cariolanti è un romanzo molto sporco, è tutto raccontato, insomma, in gran parte raccontato in prima persona, no? In flusso, una prima persona spesso spostata al tu o cose del genere. Di un personaggio particolare che è un personaggio che ha una voce effettivamente particolare. E c'è stata l'occasione di provare a capire in qualche momento, in qualche occasione, ma qua e là, pochissima roba, se abbassare eventualmente un determinato grado di sporco, proprio sporco a livello di esposizione, proprio quel tipo di semantica in alcuni casi era portata proprio a tavoletta, insomma, a tutto gas. A parte queste informazioni, a parte queste incursioni qua, il romanzo è esattamente lo stesso di 11 anni fa, quindi è identico, sì. Ti volevo chiedere, senti, mi hai detto che hai praticamente pronto un altro romanzo. Romanzo. Sì, ci puoi dire qualcosa, ci vuoi raccontare qualcosa? Quando l'hai Allora, no, scritto? in realtà ce ne sono due di romanzi, cioè stesi, no? Ce n'è uno che ha un titolo di lavoro, tra l'altro abominevole, quindi neanche l'ho uscito il titolo, però è un romanzo che mi piace molto, un romanzo però che vedo e che so che chiede molto, un romanzo incasinatissimo, 3-4 piani narrativi. Gioca molto con le occasioni che sono offerte da
del contemporaneo, no? E così via. È un romanzo che probabilmente deve riposare un pochino, perché chiedo, è uno dei romanzi che probabilmente a pagina 100, che potrebbe essere anche un complimento, però probabilmente potrebbe essere di quelli che ti fa dire, ma fico, bello, interessante. Interessante è una cosa che quando lo sento dire mi verrebbe a buttarmi a finestra per un libro. Infatti dall'inizio ho detto molto interessante, vabbè, io ora vi saluto. No, no, ma ho detto molto interessante il Sì, rapporto tra parola e il libro. no, però a pagina 100 non ci capisci un cazzo, per Va davvero, non ci bene, capisci va niente. bene. Cioè, nel senso, poi lo so Giusto. dove ti voglio portare, chiedi al lettore in questo caso di dire, va bene, mi fido, mi faccio guidare, entro in questa giungla, in questa sfera di schiaffi, mi fa voltare la testa, mi spacca l'osso del collo di qua e di là, e poi da qualche parte sicuramente si arriva, e da qualche parte sicuramente si arriva effettivamente. Però non lo so, via, devo valutare un attimo. Mentre in realtà quest'altro che ho consegnato e su cui sto rilavorando, Romualdo, mi piace molto, anche questo è di calibro contemporaneo, diciamo, non territoriale, insomma, per Ok. capirci, come le case, Nieves, eccetera, e, anzi ambientato a Roma. E è uno di quei casi dove il buono alla prima c'è perché c'è. Da parte dell'editore, da parte dell'editore, quello che è importante, insomma, c'è il romanzo. Poi c'è anche invece l'esigenza di asciugare, come a volte capita, in questo caso l'entrata, no? Il proscenio, la ribalta del romanzo, non dico 5 pagine d'entrata per catturare l'attenzione del lettore, metterlo nella posizione di dire chissà come va a finire, insomma, tutta questa frittura mi interessa relativamente. No, è proprio però l'entrata in quel mondo là di questo personaggio, nella vita di questo personaggio, nella famiglia di questo personaggio, per poi a innescare per davvero la miccia. E ci sono queste prime 60 cartelle che sicuramente vanno asciugati, mi ci sto anche divertendo. Oggi ho fatto un'asciugatura da circa 60 pagine, l'ho portata a 48, qualcosa del genere. Anche se non, è divertente, ma in qualche modo ti dilania, no? Perché, come si diceva prima, in offline, insomma, è un po' come ammazzare dei figlioli. Ci sono parti, pagine, mi ricordo benissimo quando l'ho scritti, con quale viaggio mentale, con quale giro dei pensieri, utilizzando una semantica particolare, bla bla bla, e che ti sembrano belle, effettivamente belle, no? Poi posso essere sconfessato da chiunque, però in quel momento sono io e il mio laboratorio interiore, cioè alla fine è il mio confronto e l'occhio, insomma, è sempre fuori, guarda un ipotetico occhio esterno che guarda quello che stai facendo. Poi anche io il mio lettore di riferimento mentre scrivo, però ti tocca, come in questo caso, per agevolare l'entrata della storia il più vicino possibile alla fine, come consigliava, se non mi sbaglio, Lansdale, c'è da ammazzare dei figlioli, per l'appunto, c'è da ammazzare e tagliare diverse teste, anche le pagine ti sembrano più belle, anche delle pagine ti sembrano, cavolo, ispirate da fare schifo, guarda che bel sottotesto tirato fuori qui con questa chiusa, guarda che attacco shock hai fatto in questo modo, eccetera, eccetera, e invece no, devi levarli. Perché, o almeno in questo caso mi tocca fare questo ragionamento perché è forse più produttivo per il beneficio, diciamo, in qualche modo, fare questa piccola gerarchizzazione, consigliata proprio anche da Claudio, nel confronto avuto con lui, tra quello che è utile per la storia del romanzo, insomma, per la sua solidità, la sua compattezza, e pagine che nonostante il bello e che magari non sono anche compiacenti, magari sicuramente, insomma, spero di no, non cascare in quell'equivoco là, che però tolgono eventualmente dei piccoli, come ti posso dire, dei piccoli ponti emotivi, dei raccordi che mi piaceva inserire, no? Mi piaceva inserire dei guadi interiori. E in questo caso probabilmente c'è da lavorare di forbici. Ok, senti, ti faccio questa domanda sul processo creativo, proprio perché ne stai parlando anche adesso. Cioè, che consiglio daresti a una persona che magari si sta approcciando alla scrittura da poco, da pochi anni, magari
non ha un'esperienza di pubblicazione alle spalle, diciamo un esordiente. Come fa questo esordiente quando scrive qualcosa, poi a avere la lucidità, tuo parere, così, di capire se quello che ha scritto funziona o non funziona, se c'è la voce, se c'è l'intenzione, se c'è la pancia. Può capire, cioè, può capire una persona così da solo, senza l'aiuto di un editor o di un lettore forte accanto che magari ti può dare dei consigli? Cos'è che ti senti di... Ma allora, consigliare sicuramente C'è una tua, così, una tua. i confronti sono utili, no? Io mi ricordo, se mi ributto a circa 20 anni fa, quando ho detto, va bene, ci sono questi cassetti pieni di roba scritta, e tanti cassetti è bene che restino chiusi anche oggi, perché la roba è indecorosa, però erano passaggi, no? Tentativi, prove, romanzi arenati, pagine a cui ho dato fuoco e così via. Però il gioco vero, diciamo, banalizzando molto, per cui poi tanto altro, è cominciato quando ho cercato i miei confronti, no? Ho attraversato le prime giungle di, a parte i rifiuti, dei no, eccetera, eccetera. Però quando qualcuno entrava con un determinato occhio, mi faceva notare dove ero ridondante, dove il passaggio era pleonastico, dove la scrittura tipo tartaglina a mitraglietta con frasi brevi era una eventuale esibizione, dove l'ironia a tutti i costi diventava una malattia contemporanea, faceva male al libro, dove facevo guarda mamma, vado in bicicletta senza mani, come dice Wallace, no? Quindi, perché da solo probabilmente l'avrei visto dopo tanta lettura, dopo tanta rilettura, però sono stati degli acceleratori, ecco, degli editor che con delle cesoie anche spietate, ecco. Però indicavano con lucidità dove, come, quando l'eventuale tracotanza di un talento, faccio per dire, ora non sto parlando di me, sennò è ridicolo, però è utile in quel senso, no? Perché un talento spesso è un cavallo affamato, assetato, feroce, infuocato, insomma, che viaggia a dritto verso la sua traiettoria e in realtà si stanca molto e potrebbe fare la stessa strada con meno sforzo, no? Con un passo diverso, può raggiungere lo stesso risultato, insomma, tutta una serie di passaggi che sicuramente sono stati accelerati da persone, oggi c'è Claudio come tante cose, perché non è solo un editor, è anche un amico, è anche un confidente. Tante cose, insomma, è il mio monaco zen di riferimento, il mio sensei, Ci così vuole via. sempre un sensei, ci vuole Sì, sempre. esatto. Meglio. Poi mi restituisce sempre una centratura. Però parlo di oggi. Se penso a un esordiente, insomma, uno che un'autrice, un autore che hanno concluso la stesura di un libro, sicuramente il confronto. Poi ci sono. Io mi ricordo, ho fatto tutta una serie di premi, io sono partito da là, non sapevo niente di quel mondo, cioè di come muovermi in quel mondo là, no? Quindi ho cominciato con i premi. E mi interessava poco vincerli o perderli i premi, diciamo così. Mi interessava però andare lì nei luoghi, no? Parlare alle persone, mi interessava andare a vedere, ah, ma che scrivi? Cosa scrivi? Cosa vuoi fare con la scrittura? Perché scrivi? Queste domande sono epocali, banali allo stesso tempo. E quindi cercare di darmi, tramite questi specchi, in qualche modo, sono nate le prime piccole ombre di risposta con cui mi sono piano piano mosso e così via. Però è complesso dare una risposta secca a quelle mie idee. Ok, no, però insomma, Allora, tanti spunti. Solo un po' di domande, perché... esatto. Una è di Patrizia Garoia che ti chiede se il tuo lettore modello in qualche modo ti assomiglia o è lontano anni luce da te, cioè qualcosa di diverso da te. Questa è la prima. Il mio lettore, io il lettore ideale intendo il lettore ideale che ho nella mente quando scrivo, intendo quello, no? Ah, ok. Intendo, cioè, nel senso, io mentre scrivo sono io,
sono io in cavalcata, diciamo, sto tracciando un solco, sto facendo una roba, sto sgrossando un pezzo di macchina, sto facendo quella roba là. E non ci sono solo io, c'è in qualche modo un terzo occhio, un occhio della testa che va dalle parti di, non è una musa, ma insomma, va dalle parti di un occhio critico, no? E poi anche una sorta di altro occhio ancora di un lettore che potrebbe accogliere quella storia là. Insomma, quindi non so dare una forma, univoca a questo, non posso dire Valentina, non posso dire Claudio, ma Claudio c'entra molto spesso, ma anche Valentina. C'entrano sicuramente le persone, gli editori, no? Voglio dire, ma in realtà poi mentre scrivo non cerco di stare scollegato dal gesto della consegna, cerco il gesto là di cui parlavo lì all'inizio e basta, cerco di tenermi solo là dentro. E c'è un'altra domanda da Ciao Sergio. Caterina Caterina. Colucci, che chiede se nel tuo scrivere, insomma, nella tua progressione di opere di romanzi stai seguendo un percorso di cui hai coscienza. Non so se vuole anche specificare se parla di un percorso a livello stilistico o tematico, no, questa è la domanda. No, la cosa bella comincia adesso. Io dico comincia perché comincia effettivamente ora a 13-14 romanzi pubblicati, no? Poi ce ne sono probabilmente il triplo non pubblicati, da quelli dell'inizio a quelli che ho qui che riposano, eccetera. Comincia a prendere forma un immaginario, no? Diciamo, in qualche modo comincia a prendere, lo guardo da come se fosse un lettore, uno spettatore, spesso la mia roba, per cercare un punto di vista più oggettivo possibile. Tipo i temi dell'inizio si sono trasformati, a volte tornano, no? Si trasforma un percorso, cioè uno scenario interiore che prende un piede, una forma nel tempo. C'è la famiglia spesso citata, c'è la famiglia con determinate contingenze, occasioni e così via. C'è una ricerca di un posto nel mondo che tocca vari romanzi, c'è la possibilità di dover valutare l'idea di ricominciare da capo anche a 70 anni o alla luce di qualche notizia. Ossigeno, per esempio, c'è un ragazzo di 27 anni che scopre, come tutto il mondo, che suo padre è un mostro, chiude delle ragazze in un container, un romanzo in cui non c'è una goccia di sangue e tutto il resto. Però lì, in quel caso, il tema è molto vicino a quello di Nives, però è un 27enne. Se Nives è a rimettersi in piedi dopo una telefonata notturna, sono due settantenni, in quel caso, quindi schiacciati un po' più verso le corde della vita, della fine della vita. E nel caso di Ossigeno c'è, come fa un ragazzo di 27 anni, che ha solo un padre, a rimettersi in piedi nel mondo? Cioè, riguarda l'identità, il tema dell'identità torna sulle nostre assenze, il tema dell'identità torna nei sassi, e così via, così via. Cioè, è bello vedere questo percorso che un po' sorprende anche me, perché il romanzo che ho consegnato, di cui parlavo prima, che voglio asciugare, diciamo, il proscenio, l'inizio, anche in questo caso torna il tema dell'identità, no? Parla facendo un pitch ipersintetico, parla di un doppiatore, il doppiatore di uno di questi attori hollywoodiani, quindi una voce inconfondibile, che ha donato praticamente 40 anni della sua esistenza, 50 anni della sua esistenza a questo attore americano, e il suo timbro è diventato storico, insomma, eccetera, eccetera. A un certo punto questo attore muore. E lui comincia da lì, comincia dall'inizio di questo lutto, no? Cioè, lui si accorge di avere la voce di un morto, bla 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 bla, poi comincia una storia particolare e così via. Questa, diciamo, è l'innesco, è la premessa, che poi si trasformerà. Però anche qui si parla di identità, anche in questo romanzo. Ci sono anche altri temi, la famiglia torna anche in questo romanzo. Quindi, per rispondere a Caterina, mi viene da dire che io, se c'è. C'è sicuramente un percorso, non è preordinato, ovviamente, è in trasformazione. Mi trasformo io, si trasformano le voci, si trasformano le storie, si trasforma l'esigenza, con cui, cerco determinati gesti, insomma. Ok, c'è una domanda molto articolata,
credo, di Keynes. Keynes, che non so se cita tutta, tra l'altro. Non la domanda, nel senso che... Però penso sia bestia. Allora, la domanda è, non ho ancora letto Nives, ma ho apprezzato Ossigeno e adorato i Cariolanti. L'uomo, in quanto animale... e le gabbie sono presenti in tutte le tue opere. Volendo semplificare, la ragazza di Ossigeno è un animale in gabbia, il protagonista dei Cariolanti è un animale selvatico fuori dalla gabbia. Aristotele diceva che l'uomo è un animale sociale. Penso che i tuoi personaggi siano animali asociali, incontrollabili, che rasentano la bestialità e hanno rapporti esclusivi con altre bestie, credo. C'è un best, ma credo sia bestia. Ah, dopo va avanti. Maiali, galline, insetti. Cosa ne pensi? Ok. No, c'è questa, anzi, molto spesso fuori, specialmente durante gli incontri su Ossigeno, veniva fuori tutto un ragionamento, un parallelo tra le case del malcontento, logo chiuso, con personaggi in qualche modo intrappolati, tra virgolette, nel tamburo millenario di questo paesino, di questo borgo maremmano. Veniva fuori ciò che riunisce, un romanzo sulla linea contemporanea, quello che parla di due giovani sposi che restano imprigionati nella casa in cui vanno a passare il resto della loro vita. Quindi la mattina si sposano e la sera succede qualche altra cosa. Il tema delle gabbie di Ossigeno, vari tipi di gabbie e così via, il tema della libertà, in qualche modo non libertà di Bastiano, ritorna in quella direzione. Ha ragione, insomma, c'è questo piccolo sottotema, ecco, diciamo così, che ha attraversato alcuni romanzi. Animali asociali, non sono proprio sicuro, perché mi viene da dire che, per esempio, pensando a Bastiano, a Cariolanti, che citava lei, è vero, Bastiano si trova meglio con le bestie e con le piante che con le altre persone. Il fatto è che Bastiano è timbrato da un imprinting particolare. Siamo nel mezzo della prima guerra mondiale, il padre disertore decide di non partire per la guerra, di prendersi cura della moglie e del figlio. Utilizza una di quelle che si chiamavano in Maremma delle stanze di posta per farci un piccolo bunker, in qualche modo. Bastiano conosce le prime cose della vita da un buco sottoterra, dove sono rifugiati lì dentro, quindi l'impossibilità di movimento, la sete, la fame, il caldo, il freddo. La fame diventerà un tema centralissimo per Bastiano, che poi si trasformerà, paradossalmente andando ad impattare con quello che veniva scritto nel commento, diventerà fame d'amore, fame di un posto nel mondo, fame di essere come gli altri. Vorrebbe, ecco, diciamo forse meglio, diventare anche lui un animale sociale, però gli strumenti che ha a disposizione sono tutti storti. Quando si innamora come si innamora uno che è nato da un buco nella terra, con tutta una serie di mappe interiori, con nord assolutamente sfalsato rispetto alla comunità. Poi, tra le altre cose, monta uscendo da questo buco, facendo il suo giro nel mondo come una specie di Pinocchio mezzo storto, monta sul treno della storia con S maiuscola, quindi si scontra con la seconda guerra mondiale, con il carcere, con la miseria, con la ricostruzione, eccetera eccetera eccetera. Qui il suo tentativo di diventare come gli altri, sicuramente con i segreti di famiglia, torna il tema della famiglia, sicuramente ha questa spinta a volersi anche lui inserire, sposarsi, fare dei figli, trascorrere una vita, seppure distente, di fatica, di lavoro duro, ma quantomeno con quelle piccole luci, no? di gioia e serenità che potrebbero costellare la giornata, ovvero appunto l'amore per un figlio, eccetera, eccetera, ma non ci riesce mai a diventare quell'altro animale, insomma. Quindi questa sua bestialità può prendere a sopravvento, eccetera, eccetera. Luca non è asociale, si ritrova anche lui in una gabbia. Luca, intendo quello di Ossigeno, quando viene a sapere che suo padre chiudeva delle bambine in un container perché ritrovano per caso una di queste ragazzine, Laura, sparita a 8 anni, ritrovata a 22, la trovano per caso, non c'è crime, non c'è investigazione, cose del genere. Però quando quella porta del cassone di ferro si apre, a entrare là dentro
paradossalmente, seppur pur vivendo a cielo aperto, è lui. Lui entra in quel container perché deve riformularsi proprio in direzione in relazione a tutti i temi dell'identità e della vita. Da essere Luca, figlio dello stimatissimo, esimio professor Carlo Maria Balestri, diventa il figlio del mostro agli occhi di tutti. Noi siamo molto definiti dall'opinione degli altri. Cioè siamo anche quella roba là, capito? Cioè siamo, la nostra identità dipende da ciò che vedono gli altri, quantomeno ha un peso forte, forte, forte. E Luca, essendo appunto un animale sociale, si trova sbalestrato e privato di questa concorrenza. E così via. Comunque sì, la riflessione sugli spazi chiusi, sulle gabbie da rompere o da cui fuggire, eccetera, ha percorso a tratti una determinata, un certo numero di libri, almeno 4. Mm-hmm. Va bene. Allora, Edo, tu hai qualche domanda, qualche cosa che vuoi chiedere? Ma, in mente? Sì, fondamentalmente volevo chiederti se c'era un libro che hai, un libro sognato, cioè un libro che vorrai scrivere, una storia che vorrai scrivere, ma che ancora non ti senti pronto a mettere su pagina. Se c'è un tema, insomma, se, che vorrai affrontare in futuro, o un topic. Sì, c'è, ce ne sono un paio o tre, anzi, due non li dico perché magari sono proprio, dovessi dirli adesso entrerei troppo nel personale. Okay. Invece mi piacerebbe riuscire a trovare la chiave giusta, siccome poi sarebbe un vestito quello, per provare a scrivere un western contemporaneo. Ambientato ai nostri giorni, no? Con quelle dinamiche là, con quel vestito là. Però, parlando del gesto, so dove voglio, tramite quel vestito dove voglio andare a toccare. Devo trovare proprio la chiave giusta per aprire la porta giusta, proprio della voce, perché se più della storia che quella viene, mi interessa proprio la vocalità da dare a un romanzo. Ti volevo chiedere... Scusami, western ambientato in Italia, un western italiano, un western... Ah, un western italiano, sì, nostro. Cioè, le caratteristiche di un western classico parlo di diventare un western di oggi, contemporaneo, diciamo, con quelle dinamiche lì che sono molto classiche, basilari, insomma. Cioè, un buono, un cattivo, oppure vendetta, oppure quello che è, insomma. Bello. Interessante. Poi gli altri due quando riesco ad agguantarli per l'acqua, perché lì ce l'ho quelle altre due tematiche, però sono questioni che mi toccano nell'intimo, no? Quindi fanno male, che è bene che facciano male, se un libro ti fa male vuol dire che ti fa bene, però ti coinvolgono e quindi rischiano di spostarmi dall'istinto, no? Alla pagina, rischiano di contaminarmi con personale. È molto difficile, per quanto mi riguarda, scrivere proprio del personale stretto. L'ho fatto in una sorta di autobiografia romanzata, che riuscirà anche questa per EO, che è Le nostre assenze, dove c'è la storia vera mia, la storia vera della mia famiglia, dei miei nonni soprattutto. Poi diventa, prende una forma, prende una scia. E l'esercizio di stare un passo indietro rispetto a te è sempre, insomma, abbastanza complicato. Almeno per me. Volevo chiederti una domanda, insomma, simile a questo, ovvero se hai pensato di esplorare altre forme espressive, insomma, o altri tipi di scrittura, o altri, diciamo, scatole dentro cui scrivere, come ad esempio, non so, la sceneggiatura, il teatro, stavo dicendo, e cose di questo tipo. Insomma, hai pensato di fare uno shift dal romanzo ad altre forme? Allora, io sì, certo, anzi faccio già questa roba. Per esempio, restando nella dimensione del romanzo, ho fatto un piccolo esperimento, ma mi sono divertito molto, sono un appassionato di storia, no? E ho avuto l'opportunità di fare un romanzo storico sulla vita di Giovanni delle Bande Nere, Giovanni de' Medici. Sì. Quindi trovare una chiave giusta per raccontare quel personaggio, provare ad accendere, diciamo così, le telecamere più utili per raccontare quel momento storico. Questo personaggio è effettivamente
personaggio particolare, molto rock per certi versi, controverso e così via e così via. E la voce giusta per avvicinare quell'epoca là del 1500 a oggi, insomma, non scrivere lo quaderno, ma nemmeno Certo. fottuto bastardo, insomma, non lo so, Certo. faccio degli esempi a caso. Invece, per quanto riguarda la trasformazione della scrittura in altra forma, allora, intanto delle case del malcontento in sviluppo una serie TV. I diritti cinematografici sono stati comprati dalla Gemvigo e stiamo sviluppando, sono coinvolto nella scrittura, insomma, eccetera. È bello, è anche quello un esercizio interessantissimo, provare a vedere da una roba già scritta come trasformarla a un'esperienza visiva, no? Quindi Certo. ci sono momenti di trasformazione importanti. Abbiamo consegnato anche il soggetto di serie per un'altra, appunto, serie. E lì però sono partito direttamente con quell'intenzione, non ci ho fatto il romanzo. Poi ci sono varie partecipazioni, il teatro, abbiamo scritto della roba per il teatro e c'è una cosa che mi piace raccontarla ora, che ci è successa proprio nei giorni del lockdown. Abbiamo scritto, ma soprattutto sc ha scritto Valentina, la mia compagna, un giochino, come si chiama, un videogame. No? Praticamente questi di ultima generazione non è proprio, è un videogame, però è anche una serie TV insieme, cioè tutta recitata, è tutta con riprese e tutto il resto. Proprio il Centro Sperimentale di Roma ci sono state due sessioni, cioè due sessioni contemporanee, insomma, due troupe contemporaneamente che giravano queste 600 e rotte pagine di sceneggiatura. Sono 50 episodi da 10 minuti l'uno, o circa 10 minuti l'uno. È stato bello prendere una storia e raccontarla anche in quei termini là, insomma, non solo dal punto di Certo. vista visivo, ma anche proprio dell'interazione, perché all'interno del gioco ci sono delle scelte da fare, no? Quindi arriverà intorno a dicembre e si chiama Moebius. Oh. Detto meglio sarebbe Möbius. Mevius. No, interessante. Io continuo a dire interessante, ma Io la smetto. infatti stavo zitto, non te lo volevo No, dire. la smetto. In che modo, dove sarà disponibile questo gioco? Su quale? Questo gioco sarà tradotto in 8 lingue. Dai, è disponibile su tutti gli store, da Apple, Android, eccetera. Ok, quindi sono un'app. Ci sarà ovviamente la versione italiana, perché è produzione italiana. Ci sarà il ridoppiato, ci sarà il doppiato in inglese e spagnolo, se non mi sbaglio, e più la versione tradotta con i sottotitoli in 8 lingue, tra le più grosse, il cinese, eccetera, Ma eccetera. che produzione è? Cioè, che casa produttrice di Allora, software? si tratta di un giovane produttore, di un ragazzo piuttosto giovane, dico piuttosto giovane perché ha circa la mia età, però ha 2 anni di più, dai. Io ho 44 anni, Antonio, se non mi sbaglio, ha 46, 43 anni, una cosa del genere. E niente, si sta muovendo adesso, si è sempre mosso in quel mondo lì, in quell'ambito là, dietro le quinte, ma adesso sta cercando di aprirsi per bene, anche per quanto riguarda la produzione proprio cinematografica, ma fa dei passi ovviamente usati. E in questo senso poi è un po' una sorta di pioniere, perché produzioni italiane, a quanto ne so io, in questo senso qua, di giochi interattivi, però fatti come serie Pochi. TV, recitate, eccetera, io non penso ce ne siano altri. E ha la Netfun, lui. Se cercate qualcosa, Ok, lo riusciamo. lo cerchiamo. C'è un'altra domanda di Keynes che ti chiede se hai intenzione di scrivere di qualcosa di ancora così crudo come i Carioranti, che a suo parere, insomma, è definibile come crudo. È abbastanza Sì, crudo. molto frontale, crudo, è viscerale, è sicuramente un romanzo non alimentare nel senso cannibalesco del termine. Un romanzo forse spalancato dal punto di vista, ecco, così, diciamo, dei regimi consolatori. Sicuramente crudo. E hai intenzione di scrivere altri romanzi o insomma di altre opere caratterizzate da questo tipo di crudezza?
Non lo so, ci può, ci, quella è stata proprio un'occasione particolare. In questo momento forse non sono nella dimensione di cercare quella strada, quello strumento, quella roba là, probabilmente. Bastiano poi lo sento abbastanza unico io come esperienza di scrittore, no? Quindi replicare quella dimensione un po' più, non mi viene a dire il gore, insomma, che caratterizza probabilmente quella storia, per il momento finisce lì. Anche se ci sono spunti molto simili. Nelle case del malcontento ci sono personaggi o storie, micro romanzi che toccano corde di quel tipo. Mi viene da pensare alla storia della Giovannona, il dottor Salvini. Ora non posso raccontare le storie, però insomma, Mitico Salvini, tra Salvini l'altro. lo posso dire, il Mitico dottore del Salvini. paese, in realtà, Mitico. invece di curare tutti, li sta avvelenando tutti a poco a poco, e con la sua storia, le sue dinamiche. C'è il Domenico Fiorani, il marchigiano, detto che sparge Brecino sul curvone, sotto c'è la tenuta lui, insomma, in modo che se qualcuno va fuori strada di sotto, riappa, però sono piccole anticipazioni, non tolgono nulla al romanzo, insomma, non è che cade lì, sono piccoli spoiler che ci possono stare, però qua e là, ecco, forse delle accelerate più vicine al senso bastianesco, ecco, diciamo, in alcune storie ci sono. Va bene. E ci sono altre domande? Ci sono altre? È già passata un'ora. Siamo Eh sì, sì. siamo andati belli, siamo andati belli Sono intensi, belli tirati. belli tirati. E sto guardando un attimo. Guardiamo, insomma, sul pubblico altre domande, Pubblico, sì. che è il momento più giusto. Mentre ricordiamo tutti quanti che chi ci voglia, insomma, seguire come rivista West può seguirci su Facebook o cercarsi su Instagram. Nulla. Vogliamo ringraziamo sempre i nostri illustratori e la nostra illustratrice che fanno la fortuna grafica della nostra rivista. Ringraziamo poi tutte le autrici, tutti gli autori che continuano a mandarci i loro racconti, le loro poesie. Adesso abbiamo aperto anche la sezione poesia. Tra l'altro Caterina Corucci è stata pubblicata con un racconto molto bello che si chiama Ostacoli. E niente, mandateci, noi abbiamo una call che è un po' così, un po' colloquiale. Mandateci roba, se non fa proprio schifo la pubblichiamo, in realtà sappiamo che non fa schifo. Però possiamo dire che ogni tanto qualcuno ci manda roba che ha detto: guarda, ho scritto della roba talmente brutta che non so cosa fare, quindi ve la mandiamo. Quindi ok, però va bene, va bene. È molto, molto divertente. Molto divertente la vita di redazione. E quindi, dai, io direi che possiamo chiudere. Ringraziamo Sasha per averci fatto Grazie a compagnia. voi. Ricordiamo Grazie. che è appena uscito Sì. e a questo giro le librerie rimangono aperte. Quindi Sì. Amazon rimane lì dov'è e le Nimes si può andare a comprare nelle librerie. Un saluto a tutti, buona serata. Allora, Ciao a tutti, chiede un attimo grazie. l'ultima Oh, domanda. attenzione, ultima C'è un'ultima domanda. domanda. Cristina Trinci Sul dice: è vero fuoco che d'artificio. Nives andrà sul grande schermo, diventerà un film? Ciao Cristina. Ne sa più di te, Cristina. Sì, no. C'è questa possibilità, sì. Allora, tutti gli entusiasmi, purtroppo, riguardo, che ne so, lo sviluppo del malcontento, l'altra serie che abbiamo consegnato, l'ipotesi, la possibilità, insomma, di intraprendere il percorso del grande schermo per Nives e così via, è tutto sempre molto, almeno questa è la percezione, poi avverto io, perché poi non sono nello sviluppo vero, no? In quel materiale,
tutto va un pochino più lento, ovviamente, no? Tutto si spalma un pochino, si viaggia un po' più a vista. Quindi certi entusiasmi probabilmente ci sono, sono vivi, sono sempre accesi, però chiedono più tempo, ecco, chiedono, sono treni che partono con un pochino più di svantaggio, in qualche modo. Però se, sì, la risposta è c'è questa forte eventualità. Ci vuole un po' di pazienza in questo momento, per Come in tutto. tutto, Come in ovviamente, tutto. come in tutto. Va bene. Allora, grazie ancora a tutti. Buona serata da Rivista Waste, da Lorenzo. Ciao E Lorenzo, da ciao Edoardo. Ciao. Ciao Sasha, ciao Ciao. Edoardo. Ciao, Ciao ciao. grazie. Buonasera, ciao.